E salve a tutti ragazzi e ben ritrovati dal vostro Matteo Studio di Quartiere. Oggi faremo una reaction al trailer di Deadpool e Wolverine. Abbiamo fatto la reaction tempo fa di un teaser che ci era piaciuto tantissimo. Figuriamoci di questo trailer che secondo me sarà una bomba. Ovviamente ragazzi, prima di iniziare con il video vi invito a iscrivervi al canale. Ovviamente attivare la campanellina degli avvisi per non perdervi nessuna, e dico nessuna, Matteo Studio News. E ovviamente cosa che non... da non tralasciare, cosa che ovviamente non vi devo neanche più dire, però che è molto importante, di lasciare un bel like e di scrivere un commento qui sotto. Detto questo ragazzi, possiamo andare alla reaction. Bene ragazzi, eccoci qua a fare la reaction al trailer di Deadpool e Wolverine, tra l'altro pure in italiano. Te l'ho detto, non sei benvenuto né qui né da nessun'altra parte. Ora fuori dal mio cazzo di bar. Dammi un altro bicchiere e me ne vado. Ciao Pulce, ti porto via con me subito. Senti cara, non mi interessa. Ok, vado un po' di fretta, quindi niente capricci e andiamo. Oh, il whisky ti ammuscia gli artigli, succede, Wolverine sopra i 40. Lascia stare. Se non vuoi respirare da un cazzo di buco in mezzo alla fronte, ti consiglio di ripensarci. Un po'... Jack... anzi, Logan, un po'... pazzerello. Sto per perdere tutto ciò a cui tengo di più. Non me ne frega un cazzo. L'hai detto quando il tuo mondo è andato a puttane? Un po' stronzo. Ripetilo. Questo Wolverine ha deluso tutto il suo mondo. E che è morto? Vuoi parlare di quello che ti tormenta o aspettiamo il flashback del terzo atto? Ah, ma vaffanculo. Niente, un po' così Wolverine. A luglio, ragazzi! Wow! Io non so come si salvano i mondi, ma tu sì! Fidati, non sono un eroe. Tu eri un X-Men. L'X-Men. Eri l'X-Men. Esatto. Sono tutta bagnata ora. Tommy Gasa. Tommy Gasa. Niente è più bello. Gli uomini sono così scemi. Che era l'Aio Tantman, tu! Una scena d'azione in slow motion! Ma ci sto capendo! Chissà se vivrai o morrai! E andiamo, cazzo! E andiamo, cazzo, l'ultiverso! Strange! Dracula e Wolverine! Vuoi un po' di cocaina? La cocaina è l'unica cosa che fa e gli ha dichiarato off-limits. Polvere energizzante boliviano? Conoscono tutti i nomi in slang, hanno una lista. Anche snowboarding? Anche polvere d'angelo. Bianche ragazze interrotte? Anche Forest Bamba. Vuoi fare un pupazzo di neve? Sì! Ma non posso! Andiamo! Cazzo! Ragazzi... tantissima roba! Senti, cara, no. E noi dobbiamo farci l'analisi. Il primo pezzo abbiamo visto un Deadpool aggressivo, anzi un Wolverine aggressivo nei confronti di Deadpool, che è veramente... qui vediamo già un primo combattimento, che penso è il primo combattimento proprio tra i due. E qui c'è, diciamo, gli dice che appunto quando il tuo mondo è andato a puttane, quindi qui diciamo che ci sarà un po' di flashback, e da qui partirà il combattimento. È un combattimento stupendo. Qui... Wolverine morto, ragazzi, non capisco veramente. Qui inizia di nuovo a riprendere il combattimento, qui penso che è passato il combattimento, qui quindi qui teoricamente stanno parlando tra di loro, pace, amore, tutto il resto. A luglio, e qui ragazzi, questo è troppo figo. Non ci hanno fatto vedere nient'altro se non loro due, e secondo me il resto verrà da sé dentro il film, perché queste sono le basi per Secret Wars. Cioè ragazzi, ci hanno detto che qui dentro troverete anche me tra un po' dentro questo film, per quanto il multiverso è ampio, veramente. Qui vabbè, ci abbiamo... ah, qui. Bam, bam! Ragazzi, che figata, veramente. Qui troviamo la persona che sta aiutando a vestire Deadpool, non capisco, qui è da capire.
Qui il cattivo, secondo me. Questo Alaiot, ragazzi, a me sembra troppo Alaiot, ragazzi. Tra l'altro TVA, comunque qualcosa dovrebbe centrare. La TVA, tra l'altro, è quella che abbiamo visto in Loki. E se non è quella, è successo qualcosa con le linee temporali? Magari l'albero ha fatto cambiare qualcosa, l'albero del tempo? What if, tra l'altro, che ci ha annunciato l'albero del tempo, significa qualcosa? È tutto da vedere, ragazzi. È collegato, tra l'altro, What If? Te le immagini, vedere il cartone animato, vabbè. Qui abbiamo un Logan che si è tolto magari per il caldo, non lo so, comunque bellissimo. Qui non capisco, cioè questo qui comanda le moto, poi tutto da vedere nel film, magari questo qui non è molto importante. Qui, ecco qui. Cazzo! Wow! E andiamo cazzo! Sì. E andiamo cazzo! E andiamo cazzo! E qui abbiamo il tipo di un multiverso, è veramente... Che figata! Vuoi un po' di cocaina? E vabbè, qui la ci sta la l'unica cosa e tutto il resto. E qui penso a inizio film, perché appunto ci mettono questa cosa con lui che è il parrucchino. O è inizio film o è fine film, ragazzi. E niente, ragazzi, e poi finisce così con... E andiamo, cazzo. E finisce così. E quindi, ragazzi, fatemi sapere che ne pensate. Vi è piaciuto questo trailer? A me mi ha fatto impazzire. Vi ricordo di iscrivervi, quindi, di attivare la campanella e di lasciare un bel like. Il video termina qui. Mi auguro che vi sia piaciuto. E soprattutto scrivete qui sotto nei commenti da 1 a 10 quanto vi è piaciuto. E soprattutto spammate l'hashtag Matteo Studio Reaction. Così, Matteo Studio Reaction. Mi piace questa hashtag. Detto questo, noi, ragazzi, ci possiamo vedere in una prossima avventura e in un prossimo video. E niente, da Matteo Studio è tutto. Bye bye, guys!